Buongiorno e bentornati a Il Mattino all'Oro in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro amatissimo Leo Varghion e benvenuti in una nuova fantastica puntata di Varghames. Signori, il sondaggio che abbiamo fatto ieri sera, un po' in fretta e furia, perché mi sono dimenticato, ovviamente, ha dato un risultato, direi, piuttosto marcato. E la vostra scelta è ricaduta su Dossier Anunnaki, questo libro game di David Velasco, che lui non si limita a definire senza dubbio il suo miglior libro game. Quello che c'è scritto ovviamente nella copertina, vado a leggere. Senza dubbio il mio miglior libro game, 526 paragrafi di pura adrenalina, addirittura pura adrenalina. Opera rivolta, questo è con tanto di asterisco, opera rivolta esclusivamente a maggiori di 18 anni. Questo libro game contiene scene di violenza, di sesso esplicito. Indaga, segui gli indizi, esplora, seduci, lotta per sopravvivere, consumare la tua vendetta. Una questione di vita o di morte. In questo libro game, in una forsennata corsa contro il tempo, affronterai una pericolosa missione in cui l'insidia è dietro l'angolo. Tutto comincia quando ricevi una mail che cambierà per sempre la tua vita. Con un ritmo frenetico, le pagine di questo libro gioco ti porteranno negli angoli più reconditi, oscuri e pericolosi della nostra società, dalla cultura dark al vampirismo moderno, in cui abbonderanno grandi misteri e crudeli nemici che non esiteranno a mettere a rischio la tua incolumità per farti tacere per sempre. Impiega tutto il tuo ingegno, traffica nel mercato nero, equipaggiati al meglio, instaura nuove alleanze per superare le numerose prove che incontrerai sul tuo cammino. Me cogliomberi, ragazzi, me cogliomberi, direi, e che dire? Non possiamo fare altro che iniziare questa fantastica avventura. Ora, prima di cominciare, ovviamente, non posso far altro che salutare voi tutti che siete qui all'ascolto, quindi, insomma, vi vedo belli carichi, insomma, sin dal secondo uno di questa avventura, quindi nel frattempo qua sistemiamo le cose insistemabili, ecco, ci siamo. Vedo qui all'ascolto il duo delle meraviglie, cioè Walter e Simone, quindi buongiorno, buongiorno. E andiamo a vedere. Allora, aprendo subito il libro, ci appare una nota piuttosto pesante. Quindi immagino che questo libro game sarà piuttosto ostico da giocare, più che altro perché andremo a trattare temi molto sensibili. E il libro ci avverte immediatamente dicendoci: quest'opera è dedicata a tutte le donne che hanno perso la vita per mano di un uomo e che subiscono quotidianamente violenza da parte dei propri compagni. Quando ero un bambino, un crimine tremendo sconvolse la Spagna, un evento terribile che mi colpì e mi segnò nel profondo. Possa essere questo libro testimone del mio odio e della mia repulsione verso quegli uomini che commettono violenza di genere e possa essere un omaggio a tutte quelle principesse che ci osservano dal cielo. Con affetto, David. E sì, ci ricorda ovviamente che poco più in basso nota dell'autore che è un'opera rivolta a maggiori di 18 anni, eccetera eccetera, perché insomma questo libro game è pura finzione, tutti i suoi personaggi sono stati ideati dall'autore con l'unico scopo di intrattenere il lettore e in nessun caso devono essere considerati dei modelli da seguire. Allora, poi si bulla del fatto che questo libro game lui lo abbia creato senza nessun appoggio esterno, quindi ok, lui è uno che lotta contro il sistema, insomma, David Velasco è un vero eroe della nostra società. Questo ci dice già queste note iniziali, non so se mi sta già facendo piacere questo libro game, ma andiamo avanti. Subito dopo
vedo il fantastico, la nostra fantastica sezione di così di profilo e di equipaggiamento che vi mando in chat, così che anche voi possiate vederlo. Dici Simone, io pensavo fosse un libro per farsi due risate sugli Anunnaki. Non lo sappiamo. Non pensavo fosse una roba così. Pensate, non lo so. Vabbè, questo se lagna già troppo. Ragazzi, non so, io nemmeno non lo immaginavo, perché ripeto, non finché non lo gioco non lo apro il libro game, quindi ho un po' questa regola che potrebbe anche essere un po' stupida, mi rendo conto, però questo è, quindi facciamo che iniziamo il gioco e vediamo come va, direi. Dossier Anunnaki. Introduzione. Entra in dossier Anunnaki. Prepara il registro. Prendi le decisioni corrette. Lancia i dadi. Quindi Walter, preparati. Seduci, indaga, lotta per salvarti la vita. Adesso sei tu il protagonista. Ok. Poi tutta la introduzione, vabbè, le classiche. Sì, d'accordo. Niente di interessante da questa parte. Non dimenticare, sei tu il protagonista della storia. Bla 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 bla. Ok, andiamo avanti. Materiale. Prima di questa sezione trovi il registro del personaggio, quello che vi ho appena mandato. La regola un po' stupida, esatto. Dato che nel corso dell'avventura ti capiterà di scrivere annotazioni e fare molte correzioni, si consiglia di fotocopiarlo in più copie. Oltre al registro avrai bisogno di un foglio di carta per segnare eventualmente gli indizi e le informazioni che andrai via via scoprendo. Una matita, una gomma e due classici dadi a sei facce. Due dadi addirittura. Avremo bisogno di almeno due dadi. Wow. Wow. E poi. Ok, poi ci dà addirittura sul sito web del signor Velasco, www.david-velasco.net, ci danno dei dadi virtuali addirittura, e usarli tramite il tuo smartphone o tablet. Amico Iomberi, amico, allora te la sei proprio giocata bene, amico, va bene. Una volta che avrai con te questi semplici oggetti, sarai pronto per cominciare. Ma noi siamo prontissimi, abbiamo i dadi di runtime che sono anche meglio, ragazzi, i dadi di runtime sono anche meglio, perché ce li tira Walter. Registro del personaggio. Prima di iniziare l'avventura devi preparare il registro, vai, prontissimi. Dove vengono indicate tutte le caratteristiche del tuo personaggio che potranno essere modificate durante la partita secondo gli eventi. Modificate intendi tipo ubriache, ovviamente. Informazioni personali. In primis devi specificare il nome e l'età del protagonista, un uomo tra i 28 e i 35 anni. Per coerenza narrativa, senza alcun intento discriminatorio, il personaggio non può essere una donna. La sua nazionalità, qualsiasi paese dell'Unione Europea. Ovviamente, signori, non c'è bisogno di specificare che il nostro personaggio, anche in questo caso, sarà il priore. Ovviamente, non poteva che essere lui, ovviamente, a proseguire l'avventura, perché non solo nelle avventure paranormali, ma noi ci estendiamo veramente la lore del priore anche con dossier Anunnaki, non lo so, cioè, io lo farei anche qui, ecco. HTC Magic il mio primo Android. Ah, dici il cellulare. Eh sì, mamma mia, Walter, questo. Dai, su, ci abbiamo good vibes per questo libro, dai. Non bellissime, ma dai, good vibes. Quindi io, se siete d'accordo, ovviamente sul nome del nostro protagonista, non potrebbe che esserci lui. Ovviamente, il priore, di nuovo. Dai, il priore. Priore. Che non ha un nome, lui è il priore, basta, cioè. Ovviamente dobbiamo anche scegliere la sua età, un'età compresa fra i 28 e i 35 anni, quindi stiamo ancora parlando di un priore proprio agli inizi, proprio giovane, ok? Potrebbe essere a cavallo fra la fine della sua esperienza come ricercatore del paranormale e questo, diciamo, lavoro intermedio, ecco, adesso stiamo costruendo un po' una lore. Il di nome e priore di cognome, assolutamente, lui si chiama Il e priore di cognome, esatto. Età, quindi tra i 28 e i 35 anni. Simone,
tu che sei ovviamente il creatore di questa gigantesca lore, io ti sono solo, diciamo, da cantastorie, no? Tu come me lo vedi? Un priore, in questo caso tra i 28 e i 35 anni, che età potrebbe avere per questa avventura? Dici tu, ma io che cacchio ne so che di cosa andremo a fare. Però dobbiamo immaginarcelo, ecco. Io direi, andiamo al limite proprio dei 35. Che ne pensi? 28? Addirittura giovanissimo, cioè proprio gli estremi. Io avrei detto 35 e tu mi dici 28. Va bene, facciamo 28. Io ci sto alla grande, va bene. Quindi proprio uno sbarbatello, ok. E non può essere una donna, è la sua nazionalità, qualsiasi paese dell'Unione Europea. In questo caso direi ovviamente il Burundi. No, ovviamente no, direi, vabbè dai, qui ce la giochiamo tranquilla. Di dov'è il priore? Il priore effettivamente, questa è un'informazione top, perché noi non conosciamo le sue origini. Già sapere questa sua nazionalità potrebbe già dare troppe informazioni ai suoi nemici, non scherziamo, però mi sa che dovremmo dire Italia a questo punto, proprio per stare tranquilli. A 28 anni lui cadde nelle spire sataniche del sesso. Nelle spire sataniche del sesso, addirittura. Wow, che trama vincente, veramente. Comunque direi Italia proprio per stare tranquilli. Ok, caratteristiche. Le caratteristiche principali del tuo personaggio sono tre. Ok, qui ce la giochiamo facile. Forza, destrezza e percezione. La forza rappresenta la struttura fisica e la muscolatura del personaggio. Lampante. La destrezza include tanto l'agilità fisica quanto l'abilità del personaggio a realizzare talune attività particolari. Quindi anche arrabattarsi, fare robe con le mani, immagino. Comunque, anche qui, facile. Percezione. Indica la capacità sensoriale del personaggio, ovvero quanto sono sviluppati i suoi cinque sensi. Più è alto il punteggio di percezione, maggiori saranno le possibilità di captare dettagli che ad altri passerebbero inosservati. Ok, quindi direi che stato libero di San. Ok. Andiamo avanti. Le tre caratteristiche cominciano a zero. Verranno modificate solamente all'inizio della partita in funzione del profilo che sceglierai per il tuo personaggio. Durante il gioco il punteggio massimo che ciascuna delle tre caratteristiche potrà raggiungere è 6, come verrà spiegato più avanti. Perfetto. Ora, cosa sono i profili? Come vedete sulla nostra scheda del personaggio, nelle informazioni in alto, sopra al vecchio cellulare di Walter, c'è profilo. Profilo è... Il profilo del tuo personaggio identificherà sia le sue future abilità, sia la sua capacità di maneggiare certi tipi di armi, oggetti, eccetera. Vi sono 6 profili principali e noi andiamo a vederli. Giornalista. Persona colta e ben informata riguardo numerosi temi di attualità. Lavora per diversi mezzi di comunicazione, esercitando anche attività investigativa. Si tratta di una persona intrepida e amante del rischio, che non esiterà davanti a sfide pericolose con l'obiettivo di portare alla luce la verità. Direi che il nostro priore non fa parte di questa categoria. Però andiamo a vedere. Allora, le caratteristiche del giornalista sono forza 0, destrezza 1, percezione 1. Abilità. Grazie alla sua destrezza e alla sua rapidità mentale, qualora nel corso dell'avventura dovesse affrontare un nemico, il giornalista colpirà sempre per primo. Ah, tipo l'attacco improvviso di Magic. Bene, o il doppio attacco. Ovvero, nella prima fase di un combattimento che determina chi attacca nel singolo scontro, come verrà spiegato più avanti, lancio tiro di contesa per l'attacco, passerà direttamente ad effettuare un tiro per la localizzazione del danno e successivamente un tiro per l'entità del danno, come se avesse già vinto il previo lancio di contesa. Ok. Secondo profilo, detective privato. Si tratta di un vero e proprio segugio dell'arte investigativa, con una lunga esperienza in questo campo, dato che durante tutta la sua vita si è confrontato con una moltitudine di casi diversi. È in buona forma fisica, si destreggia bene nella lotta corpo a corpo ed è abbastanza esperto nel maneggiare le armi. Infatti le sue caratteristiche sono forza 1 e percezione 1, destrezza 0. Abilità. Quando effettui il lancio di dadi per stabilire il danno che infligge al nemico, cosiddetto tiro di danno, il detective privato non potrà mai ottenere un 1. Ogni volta che uscirà un 1, il lancio dovrà essere ripetuto. Molto figo, molto figo.
Poi c'è lo scrittore, e io già però lo vedo molto detective privato, ma andiamo avanti. Scrittore, senza dubbio un personaggio abbastanza peculiare. Solitario e introverso, ama circondarsi più di libri che di persone. Passa la maggior parte del tempo al computer, dando forma ai suoi scritti, documentandosi, approfondendo le più svariate tematiche per rendere verosimili le sue opere. È una persona molto colta e possiede un particolare talento nel cogliere i più piccoli dettagli che ad altri passerebbero inosservati. Le caratteristiche dello scrittore sono destrezza 1 e percezione 1, ok, come il giornalista. Abilità. Grazie alla sua elevata elasticità mentale, tutti i tiri di percezione dello scrittore avranno un punto di difficoltà in meno. Ad esempio, per gli altri personaggi hanno una difficoltà 5 su di un particolare tipo di percezione. Nel testo verrà specificato cosa significa e cosa si comporta. Per lo scrittore questa difficoltà sarà 4, ok. Spacciatore di troca. Si tratta di un tizio davvero pericoloso, dedito ad attività criminali, in particolar modo alla distribuzione di stupefacenti ed altre sostanze, che è di solito vendere di notte nelle principali discoteche della città. Si sa divertire, è un tipo che si sa divertire. È abituato a risse e scontri fisici ed è esperto nell'utilizzo di molti tipi di armi. E quindi le sue caratteristiche sono forza 1 e destrezza 1. Abilità. Quando perde contro un nemico il tiro di contesa per l'attacco, e deve ricevere un tiro di danno da parte del suo rivale, lo spacciatore di droga può provare a schivare l'attacco. Per fare ciò lancerà un dado e se esce 6 riuscirà a evitare completamente il colpo del nemico. Questa abilità è valida solo per i combattimenti corpo a corpo. Inoltre, quando riceve una ferita d'arma da fuoco, lo spacciatore riceverà sempre un punto di danno in meno, ossia verrà sempre tolto un punto al danno totale causato dal nemico, tenuto contro, come verrà indicato più avanti nella localizzazione del danno e delle protezioni da indossare. Questa cosa mi fa pensare che effettivamente sulla nostra scheda del personaggio c'è un omino che immagino sarà quello su cui dovremo segnare i vari danni. Ok, quindi è molto preciso questo libro su queste cose. Quindi c'è il tiro di danno, c'è anche, diciamo, l'iniziativa, quella che si potrebbe definire l'iniziativa come in Dungeons and Dragons. E ci sono anche i danni localizzati, che non è scontato, ma è molto preciso. Devo dire che comunque la cura c'è in questo libro. Si vede già che c'è una cura, c'è un metodo. Andiamo avanti. Mercenario. Si tratta di un individuo che opera ai margini della legge, che si vende al miglior offerente, che normalmente protegge gente pericolosa come mafiosi o importanti narcotrafficanti e che non esita ad accettare incarichi che ad altri farebbero venire il voltastomaco. Picchiare e minacciare i nemici del suo capo sono attività all'ordine del giorno per questo tipo di personaggio, abituato a frequentare gli ambienti più delittuosi e pericolosi della città. Caratteristiche: forza 1, destrezza 1. Abilità. Data la sua grande perizia nella lotta al corpo a corpo e nell'uso di armi da fuoco, quando effettua un lancio per stabilire il danno inflitto a un nemico, per ogni dado in cui esce 6, il mercenario tirerà di nuovo e sommerà il punteggio ottenuto. Se escono due file di 6, non si effettuerà un terzo lancio. Ok. Ladro professionista. È un esperto nell'arte del furto. Banche, gioielli, abitazioni private, portafogli, auto di lusso, i suoi obiettivi preferiti. Il ladro non esiterà a reagire violentemente qualora venisse scoperto. Ok, destrezza 1, percezione 1. Durante l'avventura riuscirai a rubare oggetti che altri o devono pagare o non trovano nemmeno. Inoltre il tuo zaino è più grande e potrai portare 7 oggetti, mentre il resto dei personaggi ne potrà trasportare solamente un massimo di 6. Quindi dobbiamo già segnare questa informazione perché comunque è importante. Quindi equipaggiamento 6 oggetti e lo scriviamo sulla nostra scheda del personaggio. Andiamo avanti. Quindi questi erano i nostri 6 profili che dobbiamo scegliere, quindi dobbiamo capire chi è il nostro priore. Però, allora, per come sono fatto io direi detective privato. Perché? Già che c'hai un'abilità della Madosca, cioè non che le altre siano male, però già il fatto che puoi ritirare gli uno, ecco, non è affatto male.
Noi ci siamo ritrovati più volte in altri libri game a vedere che la sfiga veramente regna sovrana in certi casi, quindi non sottovaluterei la possibilità appunto di riscrivere la nostra storia al volo, quindi io direi detective privato anche per dare un po' di coerenza narrativa, perché alla fine il nostro pilone è iniziato come cacciatore di fantasmi e un po' come in quel... come nel bruttissimo film di Dylan Dog, quello con oddio non adesso non mi ricordo il nome dell'attore, però nel film di Dylan Dog di Hollywood, intendo, non i vari fanmade che alcuni sono veramente carini, lì Dylan Dog fa l'investigatore privato classico, quindi fa, che ne so, verso le coppiette così, quindi è risaputo che il priore, prima di trovare la saggezza e la luce di Dio, faceva lo spacciatore addirittura. Giornalista, mercenario, spacciatore, per me è onesto, cioè tutti e tre. Simone, io mi affido alla tua immensa... Brandon Ruff, esatto, o Rout, che dir si voglia, grazie Walter. Simone, io mi affido alla tua eterna saggezza, lo vuoi spacciatore questo priore? Lo facciamo spacciatore veramente? Io non ho nessun problema, me lo gioco esattamente come volete voi, cioè, io dicevo, è la storia, io di fronte alla storia mi inchino assolutamente, quindi se il mio priore mi dice che lui fu spacciatore, se si abbassa talmente tanto a raccontarci la sua storia e insomma, chi siamo noi per dire il contrario, ecco, quindi va bene assolutamente. Andremo quindi di spacciatore. Io avrei detto giusto il detective per la coerenza del personaggio precedente, ma se il mio priore ha parlato, quindi andiamo con spacciatore di droga, quindi specificando che è lo spacciatore di droga, quindi spacciatore. Ok, quindi abbiamo dalla nostra un punto a forza e un punto a destrezza e zero a percezione, almeno così da scheda del personaggio. La nostra abilità è piuttosto complessa, quindi lasceremo una orecchia anche qui per in caso appunto che ci servirà ricordarcelo. Ricordiamoci sempre. Possiamo schivare praticamente i colpi che veniamo a cui veniamo sottoposti. Nel frattempo arriva anche Melanie, buongiorno cara, benvenuta, sei arrivata giusto in tempo per vederci fare lo spacciatore, il priore. È della terra più fetida che sorgerà la grandezza del priore. Giustamente, dalla terra più fetida che sorgerà la grandezza del priore è una bella frase. Ok. Ah, perché il priore è cieco, mamma mia. Che lore incredibile per questo personaggio. Comunque andiamo avanti, leggiamo sempre la scheda. Cosa ci dice? Punti vita. Punto importante questo qui. Andiamo avanti. I punti vita indicano la salute del personaggio, la sua resistenza a malattie, ferite, sostanze nocive, eccetera, eccetera. Inizialmente i punti vita del tuo personaggio sono 20, come la patente a punti praticamente. Quindi punti vita, dove dobbiamo segnarli? Perdonami. Punti vita base 20, ecco. Addirittura sul cellulare li dobbiamo segnare. Dobbiamo ricordarceli, tipo nota sul cellulare quanta vita ho. Onesto. Annotalo già sul registro. Denomineremo punti vita base il numero massimo di punti vita che puoi avere protagonista. All'inizio quindi 20. Ok. Cifra che può aumentare o diminuire nel corso del gioco. Se i punti vita cifra che può quindi 20. Ok. Cifra che può aumentare o diminuire nel corso del gioco. Se i punti vita arrivano a zero, il protagonista ha avuto la peggio in una determinata situazione, ma potrai comunque proseguire nel gioco dopo che ti sarai recuperato, ritornando ad una zona sicura, spiegata più avanti, segnata sul registro o semplicemente seguendo le indicazioni del libro. In questa situazione recupererai i tuoi 20 punti vita base, o di più nel caso tu sia
riuscito ad aumentarli in qualche maniera, o di meno se ne hai persi. Però potresti dover scontare, c'è scritto due volte scontare, una penalità che ti sarà indicata in ciascun caso concreto. Ok, quindi perfetto, cioè la vita base può aumentare o diminuire, questo vuol dire. I punti vita base vengono recuperati completamente dopo ogni combattimento. Ok, questo significa che se esci vincitore da uno scontro tornerai ad avere i 20 punti vita base. Onesto, quindi non come il manicomio degli orrori che una pigna che mi cade in testa mi toglie 5 punti di danno e rimango così a meno che non dormo tipo 8 ore, ma vabbè. Se durante un combattimento recupererai punti vita per qualche motivo, non puoi comunque superare il tuo punteggio di vita di punti vita base, chiaro? Allo stesso modo, anche i tuoi nemici recuperano i loro punti vita dopo ogni combattimento, perciò se vieni sconfitto e il libro ti segnala che devi affrontare nuovamente un rivale, questi avrà i suoi punti vita originali, indipendentemente da quelli che potrebbe aver perso nel precedente scontro contro di te. Onesto. Nota, a causa delle differenti situazioni in combattimento, può darsi che sia il tuo personaggio sia il nemico arrivino insieme a 0 punti vita. Questa possibilità è abbastanza remota, ma può succedere. Se accade, ovvero entrambi arrivate a 0 nello stesso momento, vai avanti nello scontro normalmente, contando i punti in negativo. Quello che si fermerà col punteggio più basso sarà lo sconfitto. Per esempio, 0 vince su meno 1. Ok. Se perdura il pareggio, nonostante si sia finiti in negativo, per esempio se i due contendenti si fermano contemporaneamente a meno 1, si va avanti fino a che uno dei due finisce con un punteggio inferiore rispetto all'altro. Ok, va bene, ci sta. 20 sono un botto, si prospetta un bagno di sangue, sarà un hack and slash. Non lo sappiamo, magari va a botte di 5 e a quel punto i punti vita non saranno così tanti, se ci pensi Walter, non lo possiamo sapere ancora. Punti destino indicano sia la capacità di concentrazione nei momenti di grande tensione, sia la fortuna del protagonista. Tutti i personaggi hanno dei punti destino, però all'inizio sono diversi a seconda del profilo scelto. Quindi, essendo noi spacciatori di droga, i nostri punti destino sono 2, che assieme allo scrittore sono quelli che sono a metà, praticamente. Punti destino, 2, ok. Questi sono i punti con i quali si comincia il libro, però durante il gioco ne potrai guadagnare di più e superare queste cifre. Ok, quindi non c'è il punto destino base, va bene. I punti destino si consumano solo se si mettono in pratica determinate abilità speciali che necessitano della concentrazione e della fortuna del personaggio. All'inizio del gioco non conosci nessuna di queste azioni e abilità speciali, le apprenderai durante l'avventura e solo allora ne conoscerai gli effetti e i punti destino necessari per poterne usufruire. Se esaurisci tutti i tuoi punti destino e o ne hai bisogno di altri per effettuare una determinata abilità speciale, puoi guadagnarli grazie ai punti esperienza, che sono... Rispecchiano l'abilità pratica, la perizia, la competenza che il protagonista acquisisce nelle sue peregrinazioni, affrontando nemici sempre più forti e superando sfide sempre più difficili. Quando completi una missione o raggiungi un determinato obiettivo, ti verrà segnalato quanti punti esperienza hai guadagnato, punti che dovrai annotare sul tuo registro, sommandoli a quelli che hai già fino a quel momento. All'inizio del gioco tutti i personaggi cominciano con 0 punti esperienza. Quando ne avrai a sufficienza li potrai spendere in qualsiasi momento per migliorare il profilo del tuo personaggio e renderlo più forte. I punti esperienza si spendono o si usano nelle seguenti modalità. Andiamo a vedere. Madonna, è lunghissimo, ragazzi. Aumentare di un punto le caratteristiche forza e destrezza costa 8 punti esperienza alla madosca, che di conseguenza dovrai cancellare dal registro. Ricorda che il massimo punteggio che può raggiungere ciascuna caratteristica è 6. Ok. Aumentare un punto esperienza la percezione costa 2 punti esperienza e dovrai cancellare dal registro. Ricorda che il massimo punteggio raggiungibile è 6. Quindi forza e destrezza 6 e percezione solo 2. Perfetto. L'aumento dei punti è automatico. Questo significa che, al contrario di quello che accade nei casi precedenti, non dovrai riutilizzare alcun punto esperienza. Agli effetti del gioco ottieni un punto destino ogni volta che riesci a raccogliere 4 punti esperienza, che non dovrai spendere e che potrai continuare ad accumulare per aumentare le tue caratteristiche. Perciò ogni volta che guadagni un punto esperienza, annotalo sul registro. E inoltre barra una delle 4 caselle che trovi nella sezione dei punti destino.
Una volta che avrai riempito queste quattro caselle, otterrai un punto destino senza necessità di spendere punti esperienza. Quindi cancella e lascia di nuovo in bianco le quattro caselle per riempirle nuovamente man mano che guadagni nuovi punti esperienza. Quindi, ok, quindi su punti destino effettivamente ogni volta che guadagniamo un punto lì possiamo effettivamente segnare le cose. Ok, va bene, è chiaro. Anche l'aumento dei punti vita base è automatico. Allo stesso modo quando allo stesso modo di quanto previsto per i punti destino, ovvero contrariamente a quanto avviene per le caratteristiche, forza e stezza, non dovrai impiegare punti esperienza per guadagnarli. Ottieni automaticamente un punto vita base, quindi quelli che sono ok, ogni volta che riesci a raccogliere 10 punti esperienza. Ok, 5 7, ah ok, perfetto, chiaro. Che non dovrai spendere, eccetera eccetera. Quindi perfetto. Quando nel corso del gioco per qualsiasi ragione ti capita di perdere un punto esperienza, perdi solo il detto punto e non dovrai cancellare nessuna delle caselle che avrai precedentemente segnato per guadagnare automaticamente punti destino e vita base. Perfetto, allora molto intuitivo, spiegato bene, molto intuitivo. Però per adesso mi piace questa spiegazione. La barra, esatto. Il priore conserva ancora il ricordo del sapore del sangue nell'integrazione della vita totalmente casta e monastica che la redenzione lo ha illuminato di suprema santità. Ok. Abilità speciali. Si tratta di capacità, attitudini e tecniche speciali che imparerai nel corso dell'avventura e che contribuiranno a migliorare il profilo del tuo personaggio. Molto fico, vediamo. Quando assimilerai una nuova abilità, verrà indicato come metterla in pratica ed i suoi effetti. Non dimenticarti di annotarla nel tuo registro per tenerla sempre in considerazione ogni qualvolta vorrai usarla. Perfetto. Combattimento. Arrivati a questo punto, hai già praticamente definito il tuo personaggio, per cui prima di proseguire con le questioni relative alle armi e alle protezioni, è meglio che tu conosca come si sviluppano i combattimenti corpo a corpo. Per cominciare devi sapere che ogni turno di combattimento corpo a corpo è costituito da due fasi. Tiro di contesa, quindi ok, come si può intuire, è un tiro contrapposto in cui dobbiamo ovviamente scegliere chi attacca prima. Praticamente chi ottiene un punteggio maggiore vince questa fase e dà la possibilità di ferire il rivale. Ok. In uno scontro reale significherebbe, ad esempio, che dopo aver incrociato il nostro coltello con quello del nemico, siamo riusciti a superare le sue difese e se possiamo provare a ferirlo. Per realizzare questo lancio di dadi ci baseremo sulle caratteristiche forza o destrezza. Dobbiamo vedere che tipo di arma stiamo usando. Quando raccogli un'arma saprai qual è la caratteristica che gli corrisponde, forza o destrezza, o dovrai segnarlo sul registro. Quindi lanceremo un dado. Al risultato del lancio sommeremo quanto previsto dalla caratteristica corrispondente all'arma che stiamo usando e la somma sarà il risultato del nostro tiro di contesa per l'attacco da confrontarsi poi col risultato del nemico. Esempio: un ladro affronta una guardia giurata con un coltello a serramanico. Un'arma la cui caratteristica è destrezza, un'arma la cui caratteristica è destrezza, quindi tira un dado ed esce un 4. Poiché il ladro nel suo profilo ha un punto a uno in destrezza, il suo tiro d'attacco dà un totale di 5. Dobbiamo confrontare questo risultato col tiro del nemico. La guardia giurata sta lottando. Vabbè, questo è un esempio di lotta, ok. In caso di parità, il lancio di dado di un contendente annullerà quello dell'avversario, per cui si dovrà provvedere a un nuovo tiro di contesa. Ah, ok, non c'è la parità nella contesa, quindi dobbiamo per forza uno agire prima dell'altro. Perfetto. Ok. Tiro di localizzazione del danno. Tiro di danno. Più tiro di danno. Il vincitore del tiro di contesa per l'attacco è l'unico che effettua questi lanci, dato che in questo turno è il solo ad avere la possibilità di ferire il rivale, per cui la prima cosa è determinare la localizzazione del danno. Nella scheda del personaggio c'è una piccola tabella che puoi consultare in qualsiasi momento. Localizzazione del danno, quindi gambe, busto, braccia, testa. Per determinare la localizzazione del danno, tira un dado e confronta il risultato con la tabella di qui sopra. Se esce 1, ok, quindi come vedete dalla scheda del personaggio, sì, dobbiamo tirare pure i dadi del cattivo, esattamente Walter. Quindi gambe 1, 2, 3, 4 il busto, braccia 5, testa 6. Ok.
Dunque. Se esce uno significa che definisci, ferisci il nemico alle gambe, eccetera, eccetera. Una volta determinata la localizzazione, arriva il momento di stabilire il danno dell'arma, tiro di danno. Devi vedere con quale arma hai combattuto e verificare nel tuo registro quale sia il relativo danno o il danno del tuo nemico. Nel caso in cui questi abbia vinto il tiro di contesa per l'attacco, e ha l'opportunità di ferirti. Conoscerai questo dato nel momento in cui otterrai una nuova arma e dovrai appuntarlo nella scheda del personaggio nella sezione armi. Dopo un tiro di contesa per l'attacco, il ladro tira un dado per vedere la localizzazione del danno ed esce un 5, ossia colpisce il suo nemico in una delle braccia e guadagna un punto extra. Quindi tira per il danno dell'arma, un coltello il cui danno è un dado da 6. In questo lancio esce 1, alla quale si somma il punto extra per la localizzazione del danno. Così il totale del suo tiro di danno, ovvero il... ok. Quindi molto semplice, praticamente prima si tira il dado per vedere dove mi colpisci e ad ogni punto di dove l'arma colpisce c'è un bonus e un malus al danno. In questo caso le gambe fanno meno 1, il busto 0, le braccia più 1 e la testa più 3. Quindi poi dopo il tiro di localizzazione si fa il tiro di danno e a questo tiro di danno si deve sommare o sottrarre il bonus o il malus a seconda di dove mi si colpisce. Particolare, però ci sta. Adesso è il momento di vedere il tipo di protezione del tuo avversario, quello che indossa nel punto della localizzazione del danno. Quindi verificheremo questi quanti punti protegge questa difesa, ok? Sì, immagino che... Ok, questi sono i punti che perderebbe il nostro avversario. Al contrario, se la guardi... ok. Quindi immagino che le protezioni aumentano o diminuiscono appunto il bonus e il malus che l'avversario avrà dopo nelle varie fasi di combattimento. Ok. Calcolato il risultato, dobbiamo annotare i punti vita che abbiamo perso o che abbiamo sottratto al nostro rivale. Nell'ultimo esempio abbiamo tolto un punto vita alla guardia e dato che aveva un totale di 20 punti vita dobbiamo segnare che gliene restano 18, 19. Quindi, ah ok, perfetto, quindi immagino che anche i nostri nemici abbiano un 20 punti vita base da cui parte il combattimento. Bene, bene. A continuazione, poiché entrambi i contendenti restano in vita, passeremo ad un secondo turno di combattimento con un nuovo tiro di contesa per l'attacco. Fino a che punti vita? Ok, un combattimento D&D classico proprio, ok. Io per mercoledì prossimo le avrò già scordate, per cui ci vorrà un riassunto, loop mortale. Ma no, sono abbastanza intuitive in realtà, cioè è tutto molto di buon senso, quindi le stiamo leggendo un po' per... perché questa è un po' puntata 0-1, ecco, mettiamola così, ma tranquillo che mi sembra tutto molto facile alla fine da ricordare. Ultime parole famose. Al principio del gioco inizi senza alcun tipo di protezione, le protezioni coprono parti differenti, testa, busto, braccia, ok. Protezioni che indossi non occuperanno spazio nel tuo zaino. Testa, proteggono unicamente la testa, tipo il casco, ovvero la loro protezione è applicabile solamente quando il tuo nemico tira un 6 in un lancio di localizzazione del danno. Segna nella sezione protezione e difese le caratteristiche dell'oggetto, i punti di protezione che ti ho. Ok, busto, protegge il busto e le gambe, immagino le gambe. Ok, poi ci sono protezioni solamente per le braccia e protezioni solamente per le gambe, ok. Inizierai la partita senza armi, quindi potrai combattere solamente con i pugni, cioè perché abbiamo i pugni nelle mani. Segna il registro del personaggio nella sezione armi la seguente dicitura: pugni, destrezza o forza danno un D6 meno 2, quindi nelle armi pugni un D6 meno 2 danni, perfetto. I pugni possono provocare un danno di un dado da 6 meno 2 punti, ovvero se per esempio un dado esce 5 provocheremo solo 3 punti di danno, poiché il risultato del lancio bisogna sottrarre 2.
Ok, quindi siamo un po' delle pippe. Non dimenticarti che col tiro di localizzazione del danno puoi guadagnare punti extra, quindi giustamente questo malus si può diminuire. Proseguendo nell'avventura otterrai nuove armi, ok, sempre più potenti e letali. Segna nel registro e abbandona le armi che ormai non usi più, poiché tutte eccetto una, quella che tieni in mano, quella che usi normalmente in combattimento, occupano spazio nello zaino, la cui capienza è di soli 6 oggetti. Ok, quindi le armi non hanno una sezione apposta, sono oggetti di per sé. Perfetto. Altro equipaggiamento. In questa sezione viene incluso tutto ciò che raccoglierai nel corso del gioco, eccetto gli oggetti speciali che vengono enunciati nel paragrafo corrispondente. Rifletti bene su quali oggetti usare in ogni momento, quali tenere e quali abbandonare, poiché nel tuo zaino c'è spazio solamente per 6 oggetti. Ce l'ha ripetuto 100 volte. In questa sezione è compreso anche il denaro, che però non occupa uno degli spazi nella tua borsa. All'inizio della tua partita il tuo zaino è completamente vuoto, perfetto. In quanto al denaro, che come detto non occupa spazio, inizi il gioco con un totale 60 euro. Che pezzenti, veramente. Quindi, denaro non abbiamo una sezione per il. Ah, sì, ce l'abbiamo. 60 sbleuri. E ok. Riguardo allo zaino, anche se per questioni pratiche lo chiameremo così, durante il gioco, in realtà, a seconda del luogo in cui ti trovi e delle circostanze, potrebbe trattarsi di un piccolo borsello, di tasche nascoste, dei tuoi vestiti o di un vero e proprio zaino, eccetera. Oggetti speciali, la prima caratteristica di questi oggetti è che non occupano alcuno spazio nello zaino. Nonostante ciò, in alcune occasioni potrai trasportare solamente un numero determinato. Ti verrà indicato nel corso del libro. Questi oggetti hanno delle proprietà speciali che potrai usare per superare gli ostacoli che dovrai farti fronte. Man mano che li trovi ne scoprirai proprietà e effetti. Ok, zona sicura. Questa è una sezione molto importante per gli sviluppi del gioco. Nel registro del personaggio vedrai che c'è scritto uno spazio riservato ad annotare le zone sicure che incontrerai lungo il percorso. In alcuni paragrafi vicino al numero troverai le parole zona sicura. Quando ne incontri una, segnala il numero del paragrafo sulla scheda del personaggio, poiché rappresentano dei checkpoint da cui ricominciare e continuare l'avventura nel caso in cui fossi impossibilitato a superare un nemico. Se perdi un combattimento e non hai alternativa che tornare a un precedente checkpoint, allora dovrai dirigerti all'ultimo numero che hai segnalato nella lista di zone sicure, ok? Per farti capire meglio, se invece di un libro parlassimo di un videogioco, queste zone sicure sarebbero dei punti nei quali il sistema ti permette di salvare la partita, da cui poter ripartire nel caso in cui si perda una vita. Ok. Poi ci sono un sacco di altre cose che dovremmo leggere. Ok, penalizzazioni in caso che fallimento. Meccanica di gioco e lettura. Il modo in cui devi leggere questo è molto semplice, ok. Vabbè, cronologia per coloro che stanno leggendo i romanzi, no, direi che non ce ne frega niente. Ok, grado di difficoltà. Ok, questo è un po' come. Il grado di difficoltà è un po' come il libro precedente che abbiamo, il manicomio degli orrori. Perché, pensando ai gusti di ciascun giocatore, in questa sezione vengono spiegate alcune semplici regole che ti aiuteranno a cambiare il livello di difficoltà di questo libro. C'è anche il livello di difficoltà, fantastico. Se segui le varie indicazioni così come vengono descritte nel gioco o nel regolamento, starai giocando a livello normale, il grado consigliato per iniziare. Forse però di fronte a una seconda partita o semplicemente se ti piacciono le sfide complicate, potresti voler cambiare il livello di difficoltà del gioco. Per fare ciò, segui queste semplici indicazioni che impatteranno in maniera importante sul profilo del tuo personaggio. Livello Destroyer, livello 1. Se sei uno di quelli che solitamente ha molta sfortuna con i dadi o semplicemente non ami le sfide complicate, allora puoi divertirti con Dossier Nunaki con un livello di difficoltà molto facile. Se ottieni del denaro, salvo nei casi di scommesse, guadagnerai 20 euro in più di quanto ti indica il libro. Se parliamo di una cifra inferiore ai 100 euro, oppure 40 euro in più nei casi di cifre uguali superiori a 100 euro. Inoltre, aumentare di un punto qualcuna delle caratteristiche forza. Destrezza ti costerà solo 6 punti esperienza invece che 8. Infine guadagni un punto destino ogni tempo. No. Livello facile. Aumentare di un punto qualcuna delle caratteristiche forza e destrezza ti costerà solo 7 punti esperienza. Livello normale, per giocare a questo livello non dovrei fare alcun cambio, dato che senza che ci stiamo qua a rovellare, direi che ci siamo rotti le scatole di leggere 20 euro, esatto. Ma al priore non serve solo l'arma della conoscenza.
e 20 euro per la merenda, esatto. Ma non avete assaggiato il potere delle mano del priore. Ci può stare che il combattimento sarà molto divertente. Non ce ne frega niente del livello di difficoltà. Direi che ce lo giocheremo normale senza stare lì a pensare troppo. Ok, direi che leggiamo l'inizio e poi direi che possiamo cominciare. Anche perché sono già le 7:48, direi che un minimo di libro, un minimo di storia lo possiamo garantire al nostro pubblico, anche per iniziare a introdurci alla storia. Dossier Anunnaki, traccia di sangue, libro game. La tua giornata si sta rivelando un vero e proprio disastro. Ti senti a pezzi, con un terribile mal di testa che ti sta torturando da un paio d'ore. Senza niente di meglio da fare, prendi una lattina di birra dal frigorifero, sperando che ti aiuti a rilassarti dopo la tremenda sbornia della scorsa notte. Ti saresti dovuto fermare al sesto ciupito, ma non l'hai fatto. Ormai è appurato che non riesci più a reggere come prima la tequila e il rum, però c'è da dire che hai sempre superato le peggiori sbronzie grazie all'alcol. Una birretta è quello che ci vuole, rifletti sorridendo. Appoggiandoti la lattina gelata sulla fronte prima di aprirla, guardi l'orologio del cellulare. Sono le 13:44 di una domenica che non sarebbe potuta iniziare in maniera peggiore. Bello schifo di giornata. Stanco e vittima dell'alcol, ti siedi al computer per controllare la posta elettronica. Appena apri il client, arriva un messaggio che richiama prepotentemente la tua attenzione. Te lo invia tua sorella Nadine, che non vedi da mesi. E nell'oggetto compare una sola parola: aiutami. Senza perdere tempo, clicchi sulla mail e ti accorgi che non c'è scritto nient'altro. Nulla. Nessun testo. Solo un allegato. Sembra un video. Fai doppio clic sul file avviando una registrazione di tua sorella, il cui volto in lacrime riflette un terrore indescrivibile. Con lo sguardo fisso sulla videocamera del suo telefono cellulare, sussurra poche parole. Aiutami, per favore. Sei l'unico che può salvarmi. Non mi resta molto tempo. Fai quello che ti dico e non chiamare la polizia o mi uccideranno. Vai a casa mia, vacci subito e guarda sotto il terzo cassetto della cucina. Non posso continuare a registrare. Per piacere, fratello, aiutami. Inizi a innervosirti, perché non può trattarsi di uno scherzo. Tua sorella non ti farebbe mai una cosa del genere. È tutto molto strano. Il video appare decisamente sconclusionato e non puoi temporeggiare troppo nel decidere cosa fare. Se provi a chiamare tua sorella al cellulare, vai al 20. Se vuoi andare subito a casa sua senza perdere neanche un istante, 35. Ok, dobbiamo andare a vedere il terzo cassetto della cucina. Non posso continuare a registrare, per favore, fratello. Enlarge your penis. All'improvviso mi sta simpatico il tipo. Perché, mio caro Walter, cosa ho letto che ti ha molto stupito? Il fatto che lui stesse lì a bersi la birra e i ciupito e tutto il resto? Probabile che sia quello. Signori, cosa facciamo? Proviamo a chiamare nostra sorella oppure andiamo subito a casa sua? Direi che, allora, io sarei per obbedire in questo caso, perché chi supera le sbronze con l'alcol, esatto. è un grande, è un fratello. Io proverei ad andare immediatamente a casa di nostra sorella. Chiama mentre vai a casa. magari si potesse fare entrambe le cose. Però sì, direi di andare subito a casa di nostra sorella senza perdere ulteriore tempo. Gli esseri umani normali lo sanno fare, esatto. Non chiamare, dice. ma questo non è un essere umano normale, questo è il priore. Non chiamare, dice Simone. Andiamo. Nostra sorella Nadine ha bisogno di noi. Rapidamente ti metti i primi vestiti che trovi nell'armadio e dopo aver raccolto le chiavi di casa di tua sorella, che ti aveva lasciato per qualsiasi emergenza, lasci la tua abitazione con un terribile mal di testa che ti martella le tempie. Per fortuna Nadine non vive lontano da te
ad appena 15 minuti di macchina, per cui non tardi ad arrivare e grazie alla buona sorte ti trovi subito un parcheggio dove lasciare la tua Golf argentata. Scendi dal veicolo e purtroppo ti lasci alle spalle l'aria condizionata. Un'ondata terribile di calore ti toglie il respiro. Inizi a sudare come un maiale, sotto un sole infernale ti incammini su di un marciapiede completamente privo d'ombra. Se è uno scherzo, Nadine, me la pagherai, però no, è impossibile che lo sia. Senza fiato e zuppo di sudore arrivi alla porta. L'attesa dell'ascensore è eterna, ma tua sorella vive al sesto piano, per cui non consideri nemmeno l'idea di salire per le scale. Madonna, non ci abbiamo voglia di fare un cazzo. Mamma mia, che personaggio stiamo muovendo. Finalmente, con un cigolante rumore metallico, l'ascensore si apre ed entri nella piccola cabina illuminata da una lampadina tremolante che pare sul punto di fondersi. Con una certa impazienza attendi che questo scassato marchingegno salga fino al primo piano. Salga piano per piano. Dannazione, avrei fatto meglio a usare le scale, Ho detto io, ma non c'hai voglia di fare niente. Per non farsi mancare nulla, una mosca davvero repellente, verde e gonfia, inizia a ronzarti per le orecchie. Cerchi di schiacciarla e di allontanarla, ma il ripugnante insetto si posa sulla tua bocca. Oggi non mi sarei proprio dovuto svegliare. Finalmente arrivi a destinazione e abbandoni l'orribile ascensore con una grande sensazione di sollievo. Non c'è tempo da perdere, per cui, dopo aver recuperato le chiavi dalla tasca, apri la porta senza esitazioni. «Nadine, sei qui?» urli appena entrato, sperando che tua sorella si trovi lì per mettere fine a questo incubo. Ma lungi da ricevere una sua risposta, sei accolto da un silenzio tombale, così come da un odore orrendo, un tanfo di spazzatura marcita che sembra provenire dalla cucina. Ti dirigi lì, proprio come indicato da Nadine nel video. Ma all'improvviso... Oh, la nostra prima prova, signori. Effettua un tiro di percezione con difficoltà 5. Devi lanciare un dado. Al risultato devi sommare il tuo punteggio attuale di percezione e se il totale è 5 o più, hai superato la prova con successo. Ricorda che se sei uno scrittore, la tua difficoltà in questo lancio sarà di 4. Vai, Walter. Prova subito molto difficile perché ovviamente la nostra percezione è zero. Noi siamo a zero di percezione, quindi dobbiamo ovviamente... 4 non ci basta, quindi se l'esito è positivo vai al 2, se è negativo al 46. Andiamo al 46, vediamo che succede e poi chiudiamo questa giornata di oggi. Hai a malapena il tempo di renderti conto di quello che sta succedendo. Uno sconosciuto con la faccia coperta da un passamontagna e con in mano un piccolo cacciavite esce dall'ombra e ti sorprende alle spalle, attaccandoti brutalmente senza proferire parola. Sei stato lento di riflessi in questa occasione, quindi il tuo nemico avrà un vantaggio nel primo turno dell'imminente combattimento. Grazie al fattore sorpresa, il tuo avversario ha un +2 aggiuntivo nel suo primo tiro di contesa per l'attacco, solo nel primo turno. Se sei un giornalista non potrai colpire per primo, dato che sei stato sorpreso dal tuo nemico. Ok. Tiro di contesa. Dai, menare, dai. Subito menare. Dai, dai, ci sta. Dai, un accenno di combattimento. Dai, facciamolo. Ma guida la Golf. La Golf si guida anche da ciechi. Allora, Walter, tiro di contesa, vai. Vediamo se siamo più bravi rispetto... Il tuo avversario ha un +2 aggiuntivo al suo primo tiro di contesa per l'attacco, solo nel primo turno. Allora, il nostro tiro di contesa è 5 più... abbiamo detto... sì, il tiro di contesa non deve... abbiamo detto... Ok... Quindi noi abbiamo 5-5, tira un altro dado per favore, Walter, perché dobbiamo tirare anche per il nostro nemico, quindi tiriamo un altro dado sempre per il nostro nemico, così che anche lui possiamo vedere se inizia prima di noi o no. No, perché anche col suo +2 la nostra contesa... La nostra contesa è migliore, perfetto. Quindi andiamo al 60. Preparati ad affrontare questo inatteso nemico. Al momento combatti unicamente con i pugni. Ok, le caratteristiche del tuo avversario sono le seguenti: ladro incappucciato, arma cacciavite,
che va con la destrezza, danno un D6-1, destrezza 0, punti vita 18, protezioni nessuna. Vediamo, vediamo. Quindi abbiamo detto che iniziamo noi. Quindi andiamo con un tiro andiamo con il tiro di locazione del danno, immagino. Andiamo con il tiro di locazione del danno. Quindi Walter, adesso dovrai ovviamente tirare dadi a tutto spiano, ok? Perché poi nella fase 2 locazione del danno più tiro del danno, quindi il vincitore del tiro di contesa per l'attacco è l'unico che effettua questi lanci, dato che in questo turno è il solo ad avere la possibilità di ferire il rivale. Per cui la prima cosa è determinare la locazione del danno. Nella scheda del personaggio c'è una piccola tabella per cui puoi consultare in qualsiasi momento. Ok, quindi in realtà noi potenzialmente potremmo attaccare sempre, ok? Locazione 5. Fammi sbocca sangue, giusto, giusto. Locazione 5 e il danno 4, perfetto. 5 le braccia, gli abbiamo dato un pugno sul braccio. Allora, quindi 5... sì, abbiamo un più 1, ma perdiamo, allora... Siccome usiamo i pugni abbiamo meno 2, quindi questo 4 si traduce in 2, ma un più 1, quindi abbiamo fatto 3 danni. Quindi io, lui va meno 3, quindi da 18 va a 15. Ok, nuovo tiro di locazione. Anzi, tiro contrapposto. Allora, no scusa, tiro di contesa, quindi contrapposto dobbiamo fare 2 tiri. Io faccio per me, Walter, tu tiralo per l'avversario, per favore. Tu tira un dado per l'avversario, io tiro un dado per me. Sì. Comunque. Dove diavolo era? Eccolo qua. Perfetto. Eccoci qua. Quindi anche noi dobbiamo tirare un dado. Perfetto, lui ha fatto 2 di... E facciamo anche noi 2. Dobbiamo ritirare di nuovo. Quindi qui sarà tutto un tirare dadi, Walter. Quindi tirane a scatafascio. Dobbiamo tirare di nuovo entrambi. Io ho fatto 5. E il nostro avversario invece... Il nostro avversario invece... Sì, qua potremmo utilizzare effettivamente il lanciadadi per stare più comodi. Lui 1, perfetto. Di nuovo contesa a nostro vantaggio. Quindi andiamo di tiro di locazione. A sto punto, Walter, ti sollevo dall'incarico se non hai voglia di lanciare altri dadi. Sto portando bene al priore. Sì, in effetti sarebbe il caso che continuassi tu. Cioè, io non ti vorrei troppo disturbare. Quindi direi, vai, tiro di locazione del danno. Andiamo col tiro di locazione del danno, che poi speriamo che vada bene, perché noi abbiamo anche la possibilità di rendere infinito questo 4 e abbiamo detto è il busto, quindi 2-3-4 è il busto, quindi non avremo bonus, quindi perderemo di volta in volta la nostra cosa. Protezione nessuna, quindi il combattimento sarà piuttosto lungo, ragazzi, mi sa. Tira un altro dado. Allora, per le prossime volte... Busto Arsizio, esatto. No, per le prossime volte mi occuperò io del fare i vari combattimenti, perché almeno posso farveli in velocità, giustamente. Però per le prove, così ti chiederò, Walter, se ci sarai per le prossime puntate. Per le prove ti lascerò sempre l'incombenza del dado, ma per i combattimenti, per renderli un po' più veloci, ci penserò io. 3-2-1, ok. Quindi adrenalinico, però siamo arrivati alle 8, ragazzi.
siamo arrivati alle 8 e passa, direi che questo combattimento lo congeliamo e lo riprenderemo la prossima volta. Quindi inseriamo la nostra canonica recchia alla pagina, così da poter continuare il nostro fantastico combattimento. Signori, veramente abbiamo iniziato col botto questa nuova puntata di Wargames, soprattutto con dossier Anunnaki, che noi non gli davamo un soldo di fiducia all'inizio, quantomeno io non glielo davo, però perse svariati, diciamo, giri di scelta per quanto riguarda appunto la sua i sondaggi, insomma, per quanto riguarda i libri game da fare. Ne aveva persi almeno due, se non sbaglio, però a sto giro gli abbiamo voluto dare fiducia e si presenta già bene. Complesso, devo dire, un po' come un videogioco, però ci sta. Mi dispiace che questa puntata l'abbiamo passata più a leggere le istruzioni che altro, ma è canonico, purtroppo è una cosa che succede ovviamente per i libri game all'inizio. Solo quelli di D&D non abbiamo dovuto passare troppo tempo alla lettura, quindi grazie della vostra pazienza. Io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita. Le nostre trasmissioni, voi lo sapete, le potete seguire veramente in podcast e questa nello specifico anche in video. Lo troverete su YouTube caricata alla fine di questa diretta, ovviamente, sia su YouTube che su ovviamente tutti i vostri aggregatori di podcast, quindi non mancate. Prego che vada tutto bene, Simone. Comunque, io devo andare al lavoro, esatto, tutti noi dobbiamo andarci, anzi io stamattina devo andare a fare la donazione all'Avis, anzi mi sto anche perdendo in chiacchiere, quindi vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione e che dire, niente. Possiamo concludere qui questa mattinata. Io vi ricordo ovviamente tutti gli appuntamenti di Runtime che ci saranno questi giorni, quindi non perdete la nostra fantastica tombolata, e per sapere quando e come seguiteci su tutti i nostri social, quindi Instagram e soprattutto il canale ufficiale Runtime, la Radio Geek qui su Telegram. Quindi vi ringrazio infinitamente. La tombolata di Runtime che ovviamente faremo tutti insieme quando sarà. Detto questo, io vi saluto e niente, vi voglio bene. Grazie veramente per la vostra pazienza e per la vostra partecipazione. Io vi risaluto e vi auguro una buona giornata.